Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. I dottori della legge si sono scandalizzati, chiamarono i discepoli, ma come mai tuo maestro fa questo con questa gente? Ma diventa impuro mangiare con un impuro e ti contagia l'impurezza, no? Non sei puro. E Gesù prende la parola e dice questa terza parola: andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Misericordia di Dio. Cerca tutti, perdona tutti, soltanto ti chiede di dire sì, aiutami, soltanto quello.